Supplenze al personale docente, educativo e ATA, novità e conferme, diplomati magistrali, MAD e convocazioni da graduatoria d'istituto. Questo è il tema del seminario di questa mattina al Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Ragusa, organizzato dall'Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Ragusa in collaborazione con la FLC-CGL. L'incontro, rivolto a tutti gli operatori del mondo della scuola, ha visto gli interventi di Carmelo Pappalardo, funzionario ATP, e di Graziella Perticone, segretaria generale FLC-CGL. Quest'anno soprattutto ci sono tantissimi posti vacanti in provincia di Ragusa, così come non capitava veramente da tantissimi anni, e quindi la situazione è molto da attenzionare. Attenzionare sia per il personale ATA, perché gli incarichi sono già praticamente stati attribuiti all'inizio del mese di settembre, sono terminate completamente le graduatorie, diciamo, provinciali, per cui si attinge dalle graduatorie d'istituto. Riguardo al personale docente, alcune nomine annuali sono ancora in corso, domani per esempio per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria continuano a esserci nomine dall'ufficio scolastico provinciale, mentre per gli altri ordini si passa già alle graduatorie d'istituto, e quindi insomma la cosa diventa un po', diciamo, complicata. Per questo abbiamo pensato di organizzare un seminario per chiarire un po' i dubbi al personale, diciamo, di segreteria, quindi agli assistenti amministrativi e alle scuole, ma anche ai singoli cittadini che volevano chiarimenti in merito. A presentare e coordinare i lavori, Claudia Terranova, presidente di Proteo Fare Sapere Ragusa. Allora, è un'associazione di professionisti del settore del mondo della conoscenza che cura la formazione in ingresso, in servizio per tutto l'arco della vita professionale, quindi tutela i diritti di formazione, accompagna i docenti nell'evoluzione sia della normativa scolastica ma anche della didattica e a seconda le richieste del mondo della conoscenza. È una struttura che affianca il sindacato, con cui condivide il progetto di scuola, l'idea di scuola inclusiva e democratica, e opera quindi su tutto il territorio nazionale per la formazione nel settore della conoscenza.